Il popolo italiano, la Corte d'Assise di primo grado di Firenze, sezione prima, dichiara Pacciani Pietro colpevole dei delitti a lui ascritti, come in imputazione, ad eccezione di quelli di omicidio e di porto d'armi a sparo relativi all'omicidio in danno di Lobianco Antonio e di Locci Barbara. Esclusa inoltre la contravvenzione di cui al capo B dell'imputazione, riuniti per continuazione, e lo condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni 3, al pagamento delle spese processuali di custodia cautelare. Lo condanna inoltre alle pene accessorie dell'interdizione perpetua ai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena, dichiarandolo decaduto dalla potestà di genitore. Dopo 6 mesi e mezzo da quel 19 aprile in cui la Corte di Assise cominciò a processare Pietro Pacciani, accusato di essere il mostro di Firenze, il feroce assassino che terrorizzò una città per 17 anni, ecco finalmente l'epilogo. La Corte, che era entrata in Camera di Consiglio alle 13 di sabato scorso, esce alle 18.55 con la sentenza. Giornalisti e avvocati vengono preavvertiti alle 15. Davanti a Santa Verdiana comincia ad arrivare tanta gente. In aula una ressa incredibile e furibondi litigi tra pubblico, giornalisti e poliziotti. Poi arriva Pacciani, è spaventato, teme il peggio e quando il presidente Ognibene comincia a leggere la sentenza capisce che per lui il carcere a vita è lì, almeno fino alla sentenza d'appello o alla Cassazione. E lui crolla sotto il peso di una decisione temuta e puntualmente avverata. La sentenza è stata appena pronunciata. Riusciamo per un attimo a sentire l'urlo disperato di Pietro Pacciani che viene portato via. Poi le forze dell'ordine ci allontanano decisamente. Dai, dai, dai. Hanno ammazzato! Io sono stato! Un attimo dopo, tafferugli in aula tra alcuni giornalisti e fotografi che volevano avvicinare Pacciani e le forze dell'ordine. Attimi di grande tensione, urla, spintoni. Dura la reazione dei difensori di Pacciani. L'avvocato Fioravanti si asciuga lacrime di rabbia e dolore. Poi dice la sua. Ci manca soltanto che ci ammazzino a noi. Ci hanno controllato da capo a piedi. Ma non ha nessun rammarico? Io rammarico? Niente, vorrei trovare quello che veramente ha costruito questa sceneggiata. È una sceneggiata la chiave. Questa è una sceneggiata. Non parla il grande vincitore della serata, il pubblico ministero Paolo Canessa. Assediato a lungo da decine di giornalisti, esce dalla sua stanza trascinato da una mini carica dei carabinieri in aula. Dopo la disperazione di Pacciani, è la fine di una giornata dura per tutti.